chiamo Andrea Palmisano, sono nato a Roma, 1º febbraio 1988, ho fatto da poco i miei 23 anni e sono entrato da poco nella categoria senior per quanto riguarda il mio sport e il canottaggio. Mi presento, io sono Vincenzo Capelli, sono nato anch'io a Roma il 26 ottobre dell'88. Come Andrea, l'anno scorso abbiamo vinto insieme i mondiali di canottaggio nella categoria del 4 senza e quest'anno insieme ai nostri compagni stiamo puntando a raggiungere il sogno olimpico e a qualificare la nostra barca per le Olimpiadi che si terranno a Londra nel 2012. Dopo le presentazioni parliamo di questo mondiale che voi avete vinto. Beh, è stato un mondiale ricco di emozioni, siamo riusciti a prepararlo in tempi molto brevi, in circa 10 giorni normalmente per preparare una barca di alto livello, indipendentemente dalla qualità degli atleti, minimo sono sempre un 30 giorni e inaspettatamente siamo riusciti appunto a vincerlo compiendo un'impresa quasi storica in quanto l'Italia non aveva mai vinto i mondiali nel 4 senza Under 23. Un bel record, quindi un buon auspicio per il vostro futuro agonistico. Assolutamente, siamo stati contentissimi di quello che è successo l'anno scorso. Come diceva Andrea, è stato tutto un crescendo di emozioni che giorno dopo giorno si susseguivano e ci coglievano così impreparati, ma siamo riusciti comunque a cogliere queste occasioni per sfruttarle come trampolino di lancio per questo sogno delle Olimpiadi del 2012. Inizio liceo, io ho sempre disputato, ho sempre fatto sport per volontà di mio padre, anche mia, e inizialmente ho fatto 10 anni di nuoto, poi successivamente col fatto che non era la mia passione quella di nuotare dentro una piscina, ho visto questo sport, mi sono entusiasmato, mi sono avvicinato e poi con le varie gare e anche i primi successi comunque da giovane sono arrivato fino a qui. Per te invece quando è iniziata questa passione per il canottaggio? Io un po' più tardi sono stato introdotto al canottaggio da mio padre, che quando era giovane lo faceva proprio qua al canottiere Aniene. Mi ha subito appassionato, poi entri in un meccanismo di competizione dove non riesci a tirarti indietro. Quando avete iniziato a gareggiare insieme? Beh, abbiamo iniziato da primo anno Under 23, quindi ti parlo di più o meno 4 anni fa. E niente, inizialmente ci siamo trovati in barca per affrontare un campionato italiano di categoria e poi successivamente quella stessa barca con l'immissione di un altro atleta di un'altra società l'abbiamo portata per quanto riguarda il mondiale e dove abbiamo vinto il nostro primo mondiale Under 23 e poi successivamente siamo sempre stati compagni di barca sia societari e sia appunto in nazionale fino ad oggi. Trovare un feeling in barca è difficile? Sì, assolutamente, perché entrano in campo diversi fattori, uno tra tutti la fatica, quindi magari sotto stress, quando vedi che non riesci a raggiungere un determinato risultato, si può creare un piccolo astio tra le persone che ci sono sopra, ma poi anche con l'amicizia al di fuori del canottaggio e tanto allenamento si riesce a diventare compagni sia nello sport che poi nella vita, insomma. Le vostre caratteristiche in barca? Beh, un po' diciamo di aggressività, di competitività, di determinazione, un po' una testa dura sono, ecco. Stando tutto questo tempo insieme, vi sarete accorti di pregi e difetti. Un pregio e difetto suo? Va, vabbè, dai, è assolutamente combattivo. Sono sicuro che quando facciamo le gare insieme, da lui mi aspetto sempre il 100%, anzi il 110%. E in quello è proprio fantastico. Difetti, qua dovremmo continuare per ore, però soprattutto è un po' arrogante il piccolo qua. No, Perché è il più piccolo dei due? è più piccolo solo d'altezza. E tu invece gli devi rendere moneta. Ma anche lui sicuramente è una persona molto determinata.
e imparo ogni giorno tantissimo da lui, in tutte le situazioni che mi possono presentare dinanzi a lui, e un difetto insomma che ha, a parte il fatto sempre di prendermi in giro per quanto riguarda l'altezza, e quindi è un po' ripetitivo, ecco, diciamo. E poi sicuramente anche il fatto, anche lui, un po' di arroganza, ecco. Però è insito negli sportivi, forse, per andare sempre, mirare sempre più in alto anche questo. Ma giusto per capire, l'altezza serve a qualcosa in barca? Un pochetto aiuta, però diciamo che nonostante sia un po' più bassetto ci fa allungare molto. Quanto tempo della vostra vita è dedicata alla barca e al canottaggio? Beh, adesso ad alto livello, nel momento in cui si interrompe l'aspetto scolastico, quindi dopo il liceo, sicuramente si inizia un minimo di 2 allenamenti al giorno per almeno 6 giorni a settimana, quindi si parlano di un 12-13 allenamenti settimanali, e la durata di ogni allenamento può variare a seconda se uno fa palestra o corse palestra oppure la barca. Normalmente comunque si aggirano sempre sulle 5 ore di allenamento giornaliere. Ora cosa state preparando come gare? Per adesso ci stiamo preparando alla prima Coppa del Mondo che si disputerà a Monaco, e in questa fase stiamo intraprendendo tantissimi raduni con la nazionale. Abbiamo da poco finito un raduno a Varese, e quindi niente, per adesso come prime gare quello. Poi successivamente intraprenderemo altre gare, quali la terza Coppa del Mondo a Lucerna, e poi speriamo anche insomma il mondiale a Bled, e poi insomma per quanto riguarda la selezione olimpica, insomma quello è un sogno. Certo, sì, le Olimpiadi sempre, insomma, penso di chiunque atleta, anche degli atleti che comunque le hanno già disputate più volte, sicuramente ogni Olimpiadi, ma anche semplicemente ogni gara, è sempre un qualcosa a sé. Parliamo un po' di cose tecniche, la vostra barca, un 4 senza, ecco, spiegateci un po' di cose tecniche. Allora, noi l'anno scorso ci siamo cimentati nella disciplina del 4 senza, è un armo composto da 4 elementi, senza timoniere, appunto lo dice la parola stessa, nel quale ogni persona ha solamente un remo. E chi rema dalla parte destra viene chiamato dispari, mentre invece chi rema dalla parte pari viene chiamato pari, dalla parte sinistra viene chiamato pari. Ci vuole tanta forza per fare questo sport, fisica? Sì, tanta forza fisica, ma soprattutto tanta forza mentale. Siete giovanissimi, ce l'avete un mito sportivo? I fratelli a Bagnale sicuramente, e poi i compagni che comunque sono con noi in nazionale e sono molto più esperti, prendiamo da loro sempre spunto per migliorarci, raggiungere il loro livello e magari un giorno superarli. Concludiamo con un sogno nel cassetto, lui prima mi ha detto che sono le Olimpiadi, immagino anche per te. Per me sarebbe veramente raggiungere il traguardo che mi ero prefissato all'inizio della mia carriera di canottiere. E poi se uno vuole ingigantire il sogno, una volta che si è là, riuscire a portare a casa una medaglia sarebbe il massimo. Vogliamo dire solo una cosa, quanto è difficile obiettivamente? Secondo voi quante percentuali avete di raggiungere la qualificazione olimpica? Ma onestamente secondo me è un buon 85%. Beh, intanto vi seguiamo in barca e vi facciamo un grosso in bocca al lupo per il futuro. Grazie.